l'avvocato Mirella Manera, grazie, è giurista dell'associazione Attuare la Costituzione. Prego. Buongiorno, grazie di avermi invitata qui. E io, anche io oggi per ragioni di tempo tratterò solo degli spunti di un più ampio elaborato che vi ho depositato e che appunto vi ho depositato e verrà pubblicato. Quello di cui vorrei parlare oggi è il rapporto tra la scienza e la politica, perché si sente sempre affermare in relazione alla materia sanitaria che è la scienza a dover decidere tutto, un po' come se la politica non avesse alcuna discrezionalità in ambito sanitario. Quindi parto proprio da un'affermazione che recentemente è stata ripresa dagli organi di stampa dell'assessore alla sanità del Friuli Venezia Giulia, che ha dichiarato: sono troppi 10 vaccini, è sufficiente l'obbligo per 5. Lui dice: io non lo so, è la scienza che lo deve dire. È corretto quindi costruire una politica sanitaria soltanto in considerazione di parametri scientifici? Esiste un contrasto tra la scienza e la Costituzione? Soprattutto, quale spazio di discrezionalità residua in capo al legislatore? In ambito giuridico la Corte Costituzionale ha stabilito il principio di ragionevolezza scientifica delle leggi, secondo il quale una legge in materia sanitaria deve certamente rispondere a dei criteri scientifici che sono acquisiti da organismi sanitari accreditati internazionali o nazionali, o comunque da una verifica, un'acquisizione di questi dati scientifici. Chiaramente alla base di questo principio ci deve essere la libertà in campo medico scientifico, perché la tecnica, la scienza evolvono, quindi nessun dato può essere considerato un dato fisso. Alla luce di questo principio si può comprendere quindi che il dato scientifico è un dato che è asservito alla Costituzione, cioè serve per raggiungere degli obiettivi costituzionali. Quindi non è che la scienza viene calata dall'alto e la politica la deve recepire senza alcun potere valutativo, anzi la politica ha il dovere di valutare il dato scientifico che promana dagli organismi che lo emettono, anche qualora siano organismi accreditati, e di compiere poi una valutazione soprattutto sul contemperamento dei valori costituzionali che le politiche sanitarie vanno a toccare nell'applicazione di questi dati scientifici. Cosa voglio dire? Che se anche la scienza ci dice che 10 vaccini sono sicuri, questo non significa che poi la politica debba automaticamente obbligare alla vaccinazione, o tanto più prevedere delle sanzioni così gravi come quelle previste attualmente dall'attuale legge vaccini, che vedono la totale compressione per i bambini nella fascia 0-6 che non sono vaccinati, o anche che non sono parzialmente vaccinati, la compressione del diritto allo studio e all'inclusione sociale. Cioè, prima di arrivare alla totale compressione di un diritto bisognerebbe quantomeno che ci fosse un contesto che giustifichi questo tipo di operazione. Se si inverte questo rapporto si finisce ad avere un rapporto intento tra scienza e Costituzione, si finisce per avere una supervigenza del dato tecnico che corrisponde ad una atteggiamento e ad una rinuncia da parte della politica della funzione decisionale, che porta, dal mio punto di vista, a creare una illusione di antitesi tra scienza e libertà, che è quella che ha determinato la divisione sociale che si è creata attorno al tema vaccini. Cioè, laddove il dato scientifico viene spacciato per un dato intoccabile, per un dato al quale tutti noi dobbiamo essere sottomessi senza possibilità di alcuna valutazione, si propone una misura della scienza che non corrisponde a quello che al ruolo che la scienza ha all'interno del nostro apparato costituzionale, quindi all'interno della nostra cultura, poi, e alla nostra cultura dei diritti. E quindi una legge costruita in questo modo è una legge che crea divisione e che non consente invece di essere c'è qualche problema? No.
sì, no. E che non consente di essere massimamente accolta come invece dovrebbe essere una legge, soprattutto in materia vaccinale, che deve conoscere la più ampia adesione. In questa prospettiva anche il testo del DDL 7 e 70 è dal mio punto di vista censurabile, laddove pone proprio all'articolo 1 tra le finalità il rispetto delle raccomandazioni degli organismi sanitari internazionali in tema di profilassi, senza alcun richiamo alle reali condizioni epidemiologiche del Paese. O ancora laddove il testo del DDL 770 prevede la possibilità di introdurre obblighi all'interno di piani di intervento straordinari collegati al mero calo delle coperture, senza alcuna valutazione della sussistenza di un reale contesto di allarme o di pericolo, o comunque della valutazione del contesto epidemiologico italiano. Bisogna, quando si parla di organismi sanitari internazionali, sappiamo che tendenzialmente si parla dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché tutte le politiche vaccinali e questa soglia del 95% sono indicazioni e raccomandazioni che provengono da questo organismo. Il punto è che bisognerebbe compiere una valutazione sul valore scientifico delle raccomandazioni che derivano da questo organismo, quindi capire come è fatto. Tutti i programmi vaccinali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ne ha fondamentalmente due, cioè il programma che riguarda le malattie prevenibili da vaccino e un altro che riguarda l'eradicazione della poliomielite, sono finanziati per lo più con fondi privati che vengono versati da società, non solo le farmaceutiche, ma in particolare anche dalla Fondazione Melinda e Bill Gates Foundation e da Gavi Allianz, che è sempre stata creata dalla Fondazione Melinda e Bill Gates Foundation, sono finanziati con fondi, si dice, riservati, cioè riservati all'attuazione di determinati programmi. Quando ormai oltre i tre quarti del patrimonio dell'OMS è finanziato in questo modo, solo il 7% è versato in modo libero, cioè solo il 7% dei finanziamenti che l'OMS riceve possono essere dall'OMS destinati dove vogliono. Quando dico che finanziamenti, parlo di cifre consistenti. Pensiamo, tutti questi dati che io qui riferisco li ho, sono documentati sul sito dell'OMS. E quindi li ho poi documentati per esteso nella mia relazione. Si tratta di cifre, cioè la Fondazione Melinda Bill Gates Foundation e Gavi Allianz, che comunque hanno un tratto di continuità, versano all'incirca ogni anno tra i 3 e i 4 milioni di dollari che vengono poi destinati in larga parte ai programmi vaccinali. Per esempio nel 2014 sono stati versati da questa fondazione oltre 256 milioni di dollari, da Gavi Allianz 127 milioni di dollari. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che non possiamo prescindere dal fatto che tutto quello che proviene dall'OMS come indicazione in campo vaccinale possa anche rappresentare interessi privatistici e che quindi richieda un maggiore vaglio da parte della politica e soprattutto in relazione alle reali condizioni epidemiologiche del nostro Paese. Non possono essere assunti parametri tout court che promanano da un organismo che certamente ha la sua storia, la sua importanza, ma che non ha riguardo la nostra condizione. Tra l'altro poi, andando a studiare le indicazioni, ecco, un altro punto importante che all'interno di Gavi Allianz, che come dicevo è un'alleanza mondiale per la vaccinazione, è stato creato un sistema di bond vaccinali, cioè gli stati versano, si impegnano, anche l'Italia si è impegnata a versare 499 milioni di euro in 20 anni.
per finanziare programmi vaccinali nel mondo che riguardano ovviamente anche l'implementazione di nuovi vaccini. In cambio ottengono bond vaccinali, quindi i vaccini non sono più solo una questione di salute, ma sono anche una questione legata all'economia, alla finanza. Quindi io ritengo che questa prospettiva debba essere considerata dalla politica nel momento in cui costruisce una politica sanitaria, e che non si possa semplicemente dire che siccome ci si discosta da certi parametri che provengono dall'OMS, allora siamo in una situazione di emergenza. Parlando, diciamo che dal mio punto di vista esiste una sorta di filo rosso che collega i programmi vaccinali come vengono prospettati all'interno di Gavi Alliance fino addirittura al nostro piano nazionale vaccini. Perché? Perché Gavi Alliance, come dicevo, è un'alleanza che nasce attorno alla vaccinazione, sottoscritta dalla Melinda Bill Gates Foundation, anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e che sono poi gli stessi sottoscrittori del piano globale per la vaccinazione, dal quale deriva il piano europeo per la vaccinazione, che è poi richiamato, nel nostro piano nazionale vaccini. Quindi insomma, questi sono tutti elementi che dovrebbero indurre la politica ad una riflessione. Anche sulla soglia del 95%, ricordo che il piano europeo per la vaccinazione la richiama al Goal 4 soltanto come soglia obiettivo, quindi non significa che sia una soglia critica, e solamente in relazione alla vaccinazione difterite, tetano, pertosse. Quindi quello che voglio dire qui oggi è che avete sentito adesso il professor Paolo Bellavite, che ha spiegato che non esiste nessuna emergenza sanitaria. Abbiamo una serie di parametri scientifici che ci vengono dati dall'esterno. È necessario che la politica compia una valutazione indipendente nell'elaborare una nuova politica sanitaria, e che soprattutto provveda quanto prima alla grave compromissione dei diritti in questo momento in atto rispetto alla fascia 0-6 che è colpita appunto dalla sanzione dell'esclusione scolastica. Grazie. Grazie per l'esposizione. Immagino che ci lascerà poi del materiale con dei dati, bibliografia. Grazie davvero.